Amici, No, si muove il tavolo. aspettate che blocco il tavolo. Ma adesso sono anche un po' storto. Vabbè, abbiate pazienza. Amici e amiche, non sono l'esempio migliore per alleggerire il bagaglio durante le nostre gite in bikepacking, ma faccio questo video proprio per l'esperienza accumulata. Ebbene sì, sono riuscito a portarmi le stesse cose alleggerendo la bici. Vediamolo insieme in questo video. Ciao ragazzi! Allora, di errori ne ho fatti tanti, ma soprattutto perché alleggerire la bicicletta? Diciamo che avendo viaggiato da bici che pesavano 50 kg a bici che pesavano 16 kg, intendo compreso tutto quanto, anche il bagaglio, ho potuto valutarne i pro e i contro. Non ho niente contro chi viaggia con la bici molto pesante, sicuramente di contro c'è la guidabilità del mezzo, la sollecitazione stessa del mezzo. Anche noi ci affatichiamo di più perché utilizzare una bici più pesante richiederà anche più sforzo fisico, ma anche proprio a livello di guida. Infatti vi sentirete sicuramente più contratti, soprattutto qua sui trapezi, insomma, lavorerete di più col corpo, non solo a livello di pedalata. Ma quello che veramente per me è stato molto molto limitante utilizzando una bici pesante è stato fare tutte quelle operazioni tipo salgo sul traghetto, salgo sul treno, scendo giù da una gradinata o soprattutto salgo su da una gradinata, a volte proprio mi era quasi impossibile. Quindi sicuramente alleggerirsi ha tutta una serie di vantaggi. Riguardo alle borse, ne abbiamo già parlato nel video sulle borse, sicuramente se volete alleggerire il bagaglio della bici, la miglior soluzione è il bikepacking. Ma iniziamo subito con la carrellata di errori che ho fatto in passato. Allora, primo gravissimo errore. Inizio a cicloviaggiare, ho una bici con le borse pannier, quella che vedete qua dietro, con borse belle capienti dove ci stava l'impossibile dentro. Per di più utilizzavo anche le strutture per dormire. Praticamente potevo portare tutto quello che volevo. Non essendo assolutamente esperto, e tra l'altro viaggiando anche, mi sembra, in un periodo tipo novembre, nei primi anni, sono andato ad utilizzare l'abbigliamento che utilizzo nella vita quotidiana durante il mio cicloviaggio. Quindi cosa ho fatto? Ho preso magari il jeans, il felpone, eccetera, eccetera, e li ho messi nelle borse. Cosa assolutamente da bocciare perché l'abbigliamento tecnico, avevo portato anche qua un pantalone, ho portato qua con me un pantalone, qua veramente Decathlon fa da padrona, nel senso che ovviamente ci sono marchi sicuramente più blasonati, con materiali ancora più tecnici, più leggeri, eccetera, eccetera. Ma il Decathlon effettivamente mi ha permesso di comprarmi tutto questo genere di abbigliamento spendendo comunque decisamente poco se guardiamo il rapporto qualità-prezzo. E comunque, tornando al discorso vestiti, mi sono reso conto che tra il pantalone, il jeans che andavo a mettere nella borsa, la maglia e un pantalone di questo genere tecnico ballavano anche 300-400 grammi. Pesi che ho proprio misurato con la bilancia. Infatti, ad esempio, mentre giro il corso sul cicloviaggio, ho voluto utilizzare così la maglia proprio che utilizzo durante i viaggi in bici. Veramente non è l'unica, ma quella è quella più recente che ho acquistato. E una maglia del genere occupa la metà dello spazio di una felpa, tiene caldo allo stesso modo e pesa molto meno. Idem, ad esempio, i pantaloni. Tra l'altro, questi hanno anche la zip, quindi posso utilizzarli da bermuda e da pantalone lungo. Quindi, ragazzi, il mio consiglio è abbigliamento tecnico. In questo modo andremo a risparmiare veramente un sacco di spazio e un sacco di peso. Altre cose che magari qualcuno avrà già visto in altri video, anziché portarmi flaconi, magari, che ne so, la crema solare o altri materiali simili che hanno magari delle confezioni grandi, anche se prendiamo quella da viaggio, è sicuramente creare dei mini campioncini, tararmi in base alle giornate di viaggio che dovrò fare e avere quindi tutti questi mini campioncini, queste boccette, magari da 50 ml, che mi permetteranno di risparmiare un gran peso.
per chi viaggia magari in tenda, ho già fatto un video anche lì, quindi su vantaggi e svantaggi di tende più o meno pesanti, vi lascio ovviamente tutti i link, ma anche il discorso pentole è già stato affrontato, quindi io in meno di un chilo riesco a portare tutto quanto. Ho ottimizzato con delle pentole in titanio, vi lascio il link di quel video, e dico meno di un chilo intendendo tutto, posate, bombola, fornello, materiale per pulirle, quindi svelto e tutto quanto. E ho un ingombro veramente minimo. Ora, per farvi capire, nella 2 litri sicuramente della dry bag probabilmente non ci sta, nella 5 litri però ci sta pure in abbondanza. Insomma, sono veramente soddisfatto di quel kit. L'unica cosa, ho comprato poi un secondo fornellino che anziché 20 grammi ne pesa 50, però è decisamente più stabile, perché quei micro fornellini da 25 grammi, 22 grammi, comunque ce ne sono diversi modelli, rendono la pentola veramente instabile, quindi non mi faceva impazzire. Preferisco portarmi magari una bombola più piccola, tanto poi ho sotto il piedestallo che la stabilizza, e magari portarmi il fornellino che pesa un po' di più, anche perché ho visto che già con la bombola da 100 grammi, se devo cucinare solo per me e cucinando una volta al giorno, posso stare via anche più settimane. Veniamo ora all'argomento scarpe. Purtroppo qua non c'è una linea guida generale, ognuno farà come meglio crede. Cioè, potete mettervi queste scarpe qua con l'attacco SPD, le usate per camminare e le usate anche per pedalare. Questa è una possibile soluzione. C'è chi poi magari appunto vuole la seconda scarpa. E ad esempio lì io ho trovato questa soluzione. Ho acquistato delle scarpe con la suola molto molto fine, che sono molto molto leggere. Questo perché a volte mi serve proprio la scarpa. In più molti magari desiderano avere la seconda scarpa perché mentre vanno in bici magari si bagna, allora poi quando escono vogliono avere la scarpa asciutta. Insomma, poi lì non entro in merito, perché c'è chi viaggia anche con la scarpa classica da bici, non per camminare, poi si porta la ciabatta. Ad esempio adesso vanno anche molto le ciabatte, quelle non infradito, le classiche, che permettono anche di mettere il calzino, così eventualmente anche se non facesse proprio caldo posso tenere il piede a una temperatura più confortevole. Insomma, qua poi ci sono tutte le variabili del caso, però vi dico, io ne ho provate diverse di soluzioni, quindi mi trovo bene sia con questa soluzione ma anche quella lì di magari portarmi la scarpa da bici più la ciabatta se vado ad esempio verso il mare, dove difficilmente metto le scarpe. Ma la soluzione della doppia scarpa mi sta piacendo un sacco, anche perché mentre pedalo utilizzo delle scarpe gravel che trovo comodissime e che sono anche molto più leggere di queste. Quando invece poi la sera devo uscire e magari voglio la scarpa normale, o adesso io dico uscire ma ci sono anche altre esigenze, ad esempio mi è capitato di dover andare a un concerto e avevo bisogno della scarpa, no? Per farvi capire, non mi mettevo sicuramente queste per saltare tutta la sera, ecco. Quindi volevo una scarpa, ho trovato queste scarpe della Merrell, le Glove 4, che hanno questa suola finissima, vi lascio tutti i link sotto come sempre, e pensate che la scarpa gravel più quelle scarpe lì arriva a pesare come queste scarpe, quindi non metto peso, in più la scarpa è veramente ultra sottile, pensate che mi occupa meno spazio quella scarpa che l'infradito, quindi devo dire che con questa soluzione mi sto trovando veramente bene. Anche sul materiale da portarci per la riparazione della bici ho già fatto un video, ho comunque ottimizzato anche lì il multitool, nel video faccio vedere che tolgo 125 grammi andando a comprare questo multitool della Crank Brother, che integra più cose e mi ha permesso di avere un minore ingombro e tutti gli attrezzi che mi servono per riparare la bici durante i miei viaggi. Se siete amanti delle riprese e delle fotografie, beh, sicuramente la cosa più semplice sarà fare tutto col cellulare. Se dovete fare dei video durante il viaggio, oramai ci sono una marea di action cam, come quelle di GoPro, di Instax, eccetera, eccetera. Nei miei primi viaggi, ahimè, ho fatto
tra virgolette l'errore di portarmi la reflex. Tra l'altro io facendo anche riprese in volo avevo anche un drone decisamente più grande. Insomma, occupavo una borsa così solo di materiale elettronico. Non è il massimo. Ho poi successivamente cambiato la reflex con la mirrorless. Ora non sto ad entrare in tutti i dettagli tecnici, ma è una macchina fotografica con delle alte prestazioni che permette comunque un ingombro decisamente minore. Ho anche cambiato il drone, quindi sono passato da un drone più ingombrante, più pesante, a un drone sotto i 250 grammi con un piccolo radiocomando. Ahimè, qua purtroppo adesso stanno uscendo droni che io vorrei anche aggiornarmi da questo punto di vista, ma i radiocomandi diventano sempre più grandi, i droni diventano sempre più grandi anche stando sotto i 250 grammi, e quindi poi c'è il problema dell'ingombro. Ora vedrò cosa fare, e può anche darsi che passo un drone più piccolino, magari con una qualità leggermente inferiore, però alla fine io sono dell'idea, come dicono tanti fotografi, la miglior macchina fotografica qual è? Quella che è sempre dietro. E alla fine vale un po' per tutto, perché poi se compro un drone troppo grande rischio di non portarmelo dietro, e allora a quel punto ne va poi della qualità delle riprese. Altro accorgimento, tra l'altro, sull'elettronica, e qua chiudo la parte elettronica, riguarda l'aspetto della lettura. Io nei primi viaggi portavo sempre con me un libro, libri che a volte erano anche decisamente ingombranti e voluminosi. Adesso ho preso un ebook reader, i classici Kindle, Kobo che ci sono in commercio, e devo dire che ho un ingombro minore e una maggior leggerezza. Un altro consiglio che volevo darvi per alleggerire il bagaglio riguarda il personalizzare il più possibile, quindi anche ottimizzare, il materiale che andiamo a portare con noi a seconda del viaggio. Cioè standardizzare il meno possibile cosa portiamo tra un viaggio e l'altro. Ovvio che ci saranno delle cose che porteremo sempre, un multitool ce l'avremo sempre dietro. Però ad esempio il numero delle camere d'aria che mi porto dietro cambia, perché se vado a fare un trail in posti sperduti dove so che non ci sarà nessuno che può magari riparare la mia bici, è ovvio che vado a portarmi magari la doppia camera d'aria, perché se viaggio con tubeless e taglio due copertoni voglio essere più sicuro. Magari buco il primo giorno, poi ho 1500 km da fare su sterrato sperduti, meglio aggiungere che togliere, almeno questo per me che sono abituato a viaggiare pesante. Un'altra cosa che ad esempio faccio sempre è andare a vedere bene il meteo prima di partire. Cioè, che temperatura ho? È così necessario portarmi una cosa più pesante? Magari posso portarmi il pantalone senza la parte finale, quindi porto solo la parte di Bermuda? Oppure c'è bisogno di tutto il kit antipioggia? Ok, il meteo può cambiare da un momento all'altro, ma se quando sto per partire devo fare un viaggio di 4-5 giorni ed ha sole pieno e neanche una nuvola, perché ci sono solo giornate meravigliose soleggiate, a quel punto lì è inutile che mi porto tutto il kit antipioggia che porto sempre. Porterò la mantellina proprio dovessi avere bisogno e il resto lo lascio a casa. Oggi piove, occhio a togliere troppa roba per la pioggia, perché io oggi forse i copriscarpe li avrei messi molto molto volentieri, È un attimo che si abbassa la temperatura. A parte gli scherzi, qui è una situazione dove comunque fa ancora caldo, cioè anche con la pioggia c'è una temperatura tipo di 20 gradi, perché se no sarebbe di 30, quindi può andare bene. Però se siete in montagna, occhio a togliere la roba per la pioggia. Non so se ho fatto così bene ad alleggerire il bagaglio oggi, vabbè, ve lo farò sapere. Chiuderei con due cose che possono essere banali, ma neanche tanto. Fate tesoro delle esperienze precedenti. Io non solo tornando magari mi sono reso conto di che cosa avevo utilizzato piuttosto che no, mi sono a volte anche reso conto di che cosa mancava e poi l'ho aggiunto alla mia checklist per la volta successiva, ma sono addirittura andato a vedere anche proprio il consumo dei liquidi. Intendo appunto il dentifricio, ognuno poi avrà le sue cose. Se io ho le lenti a contatto avrò il liquido delle lenti, quindi vado a ottimizzare proprio tutto, cioè vedo quanto me ne serve per tot giorni e vado a portarmi veramente l'indispensabile. E ultimo ma non ultimo, ottimizzate anche gli spazi. Ad esempio, se viaggiate con tenda, evitate di tenere tutta la tenda insieme, tutto montato insieme, perché avrà un ingombro decisamente maggiore. O per meglio dire, l'ingombro sarà sempre lo stesso, però vi sembra
sembrerà che occupi più spazio. Cioè, se vado a mettere la paleria attaccata magari ai tubi, o a una borsa lunga frame bag nel triangolo, la tenda magari la metto dietro, il telo eccetera eccetera, e i picchetti di nuovo in qualche anfratto, magari mi rimane la borsa manubrio completamente vuota. Questo è un esempio, però vedrete che dividendo le cose anziché tenendole nelle soluzioni che offrono già i costruttori di borsa, si riesce a ottimizzare di molto gli spazi. Ragazzi, spero che anche questo video vi sia stato utile. Buonissimi viaggi se siete di quelli che stanno aspettando l'autunno dopo la calda estate per viaggiare con temperature più gradevoli. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!